che fanno salvano le persone in mare. Non li possiamo lasciare soli. Non è possibile che un ministro dell'interno manda dal Facebook condanne o che dice che sono sequestri della loro nave, eccetera, eccetera. Queste sono cose europee e ci riguardano tutti. E scusatemi, non lo dico per campagna elettorale, il 26 si vota per l'Europa e si vota con la testa che vogliamo un'altra Europa. Non possiamo fare questi sbagli, l'Europa siamo noi, scusatemi, l'Europa siamo noi e non la possiamo lasciare. Tre giorni fa sono venuti a Lesbos una rappresentanza molto grande della Chiesa Cattolica, diversi cardinali, eccetera, perché erano i 3 anni dalla visita del Papa a Lesbos. Guardate, nel momento della grande crisi, quando relativamente si era risolta, venivano in tanti a fare le foto. A Lesbos portavano anche Tsipras, veniva Juncker, tutti questi delinquenti che hanno portato l'Europa al disastro venivano a fare i bravi e i buoni. Uno solo è venuto, due, ma anche Boldrini, perché è venuto a Boldrini, era allora presidente della Camera in Italia che è venuto. L'unico era il Papa che era una persona umana, con la Boldrini. Tutti gli altri erano approfittatori e speculatori di politica. Perché una volta che volevano distruggere gli immigrati, poi volevano fare i benefattori facendo le foto che salvano gli immigrati, quelli che li lasciavano affogare. Perché questo succede ora da noi, dalla Turchia, sono dalla Grecia fino alla Turchia, alla costa, sono poche centinaia di metri. Non è la Libia e il canale di Sicilia. A 300 metri è impossibile che si annegano bambini, impossibile che si annegano persone. E li lasciavano annegare. Allora, queste cose dobbiamo pensare, e quando parliamo di queste cose non dobbiamo essere tranquilli, dobbiamo essere incazzati neri per tutta questa ingiustizia, perché sono ingiustizie anche contro di noi, su questo arrabbiati, una rabbia, però questa cosa la dobbiamo portare in uno sbocco, dobbiamo dare soluzioni, che vanno i ragazzi là sopra ad aiutare a Ventimiglia, che mi ricordo i casini che abbiamo fatto allora a Ventimiglia, quanto era? Non mi ricordo, 2 anni fa, 3 anni fa, o qui a Como, quando siamo venuti una notte con un pullman da Bruxelles e abbiamo visto lì alla stazione tutto quello che avevamo da mangiare dentro il pullman, l'abbiamo dato alle persone che stavano a dormire nella stazione. Sono piccoli gesti che non risolvono niente, però ogni piccolo gesto dà la sensazione che costruiamo una comunità, che noi non siamo da soli ad affrontare queste cose. Allora dai piccoli gesti cambiano molto le cose e continueremo a farli. Grazie.